Bene, buonasera a tutti. Ringrazio Paolo per avermi invitato, averci invitato come gruppo di ricerca nell'ambito della tecnica delle costruzioni, gruppo di ricerca del Dipartimento ICEA dell'Università di Padova. Parlo appunto a nome dei miei colleghi del gruppo e illustro questa breve presentazione che ha come obiettivo di discutere in questa sede quelle che sono appunto le attività che svolgiamo presso il nostro dipartimento nell'ambito di quella che è la gestione dei ponti e viadotti, in particolar modo nello sviluppo e utilizzo di Bridge Management System. Mi presento, io sono un ricercatore del Dipartimento e sono docente del corso di valutazione del rischio sismico e appartengo, come ho detto, al gruppo di ricerca di tecnica delle costruzioni, un gruppo di ricerca che è composto da circa 16 unità che lavorano insieme nello sviluppo di ricerche nell'ambito delle tematiche delle costruzioni in calcestruzzo armato, la valutazione del rischio sismico, del degrado delle strutture esistenti e nello studio e ricerca nell'ambito appunto dei ponti e viadotti. Faccio una breve introduzione relativa a quello che è il quadro normativo che si è sviluppato e tuttora è in vigore nell'ambito specifico di quella che è la gestione dei ponti e viadotti e gli aspetti manutentivi legati appunto a questa gestione. Anzitutto da dire che gli obiettivi principali di quello che è un ente gestore di un'infrastruttura stradale o ferroviaria sono appunto quelli di mantenere un adeguato livello di sicurezza per gli utenti e di razionalizzare al contempo quelli che sono i costi di gestione ed esercizio dell'infrastruttura. E con lo specifico riferimento a quelle che sono le opere d'arte singolari, quali appunto ponti e viadotti, gli obiettivi si sostanziano nella garanzia di un'adeguata sicurezza strutturale, sia in condizioni ordinarie, quindi nei confronti dei carichi viaggianti di traffico, che nei confronti di azioni eccezionali di carattere e naturale e antropico, quindi terremoti e altri eventi naturali, piuttosto che impatti e esplosioni attribuibili appunto a azioni antropiche. Un altro obiettivo nell'ambito della gestione dei ponti e dei viadotti è quello appunto di razionalizzare i costi di manutenzione tramite un'adeguata pianificazione degli interventi che va abbinata a un piano di sorveglianza dello stato di condizione delle strutture. Dico abbinata proprio perché i due aspetti sono congiunti tra loro dal momento che anche la definizione di quelle che sono le tempistiche tra ispezioni successive è determinata da un lato da quello che sono gli stati di condizione rilevati in sito e conseguentemente può portare a diverse soluzioni, diverse opzioni di implementazione di strategie di intervento manutentivo che possono avere una natura locale piuttosto che globale, ovvero impattare solo su alcuni elementi piuttosto che sull'intero sistema strutturale dell'opera. Infine, il terzo obiettivo specifico relativo alla gestione della manutenzione di ponti e viadotti è quello di comunque mantenere sempre dei livelli accettabili di funzionalità delle infrastrutture, quindi non andare ad impattare su quelle che sono le capacità in termini di flussi veicolari in ambito stradale e in ambito ferroviario, su quella che è appunto la capacità, per esempio, di mantenere certe velocità di percorrenza lungo la linea. Qual è il quadro normativo che si è creato nel corso degli anni? Beh, diciamo che la prima normativa che possiamo considerare come una normativa che dava alcune indicazioni di massima su quelle che erano le attività manutentive da porre in essere da parte di gestori pubblici o privati di infrastrutture stradali è la circolare ministeriale del 1967.
avente come oggetto appunto il controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali. Da allora non sono state emesse altre normative e linee guida rilevanti fino al 91 con l'emissione delle istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali, nei quali uno specifico articolo recitava appunto che gli uffici tecnici di amministrazione dovevano predisporre un sistematico controllo delle condizioni statiche di buona conservazione delle opere e che la frequenza delle ispezioni dovesse essere commisurata alle caratteristiche e all'importanza delle opere. Quindi si davano delle indicazioni di carattere molto vago, se così vogliamo dire, e si lasciava un ampio margine di discrezionalità in quella che era la pianificazione e la gestione degli interventi manutentivi dei manufatti gestiti. E questo è lo scenario che sostanzialmente si è perpetrato nel corso degli anni fino sostanzialmente ai giorni nostri, nel senso che le indicazioni normative anche presenti nei successivi documenti normativi, come per esempio le norme tecniche per le costruzioni, davano sempre delle indicazioni di massima, per esempio appunto tenendo conto della qualità, dello stato di conservazione dei materiali, degli elementi costruttivi, senza però appunto dare indicazioni su quelle che potessero essere le più opportune scadenze temporali di frequenza di ispezione e interventi da eseguire in relazione alle varie fattispecie di danneggiamento riscontrabili in sito. Alcuni documenti tecnici sono stati redatti ad uso prevalentemente interno, come per esempio l'istruzione 44C in ambito ferroviario, nei quali invece possiamo trovare riscontro di una maggior specificità di quelle che possono essere appunto prescrizioni e indicazioni su le modalità con cui eseguire le visite ispettive e in generale la gestione della manutenzione. Arrivando quindi al giorno d'oggi, con l'emissione, come sappiamo, appunto della nuova linea guida CONSOB sulla classificazione del rischio, verifica e monitoraggio dei ponti esistenti. Questa nuova linea guida entra ora nella versione di bozza, ma si caratterizza da una maggior formalizzazione della trattazione della tematica della manutenzione e gestione del patrimonio infrastrutturale, utilizzando un cosiddetto approccio multilivello, quindi un approccio che dà delle definizioni e delle indicazioni circostanziate su quali sono i tempi e i modi con cui eseguire varie tipologie di ispezioni visive piuttosto che semi qualitative o strumentali e conseguentemente varie modalità con cui andare a valutare la sicurezza delle infrastrutture nel loro stato effettivo di conservazione. Chiaramente questo approccio multilivello si caratterizza per una serie di livelli di differente complessità e livello di dettaglio e onerosità delle indagini, che al muoversi dal livello 0 al livello 5 si caratterizzano per un aumento sostanziale di quelli che sono appunto le indagini, gli approfondimenti da svolgere, ma al contempo fanno sì che queste modalità di analisi vengano riservate solo per una porzione minoritaria di quelle che sono le opere appartenenti a un asset infrastrutturale, proprio perché appunto destina questi protocolli di investigazione più articolati a quelle che sono le opere nelle condizioni più diciamo gravose in termini manutentivi. L'architettura della normativa è quella riportata in questa diapositiva. Oltre alla definizione e quindi alla formalizzazione delle varie modalità ispettive e protocolli da seguire, nella normativa nelle linee guida vengono anche date delle indicazioni su come svolgere le valutazioni di rischio, dove appunto il rischio viene considerato in una dimensione globale, quindi inglobando vari rischi di natura differente, dall'ambito statico all'ambito dinamico, considerando vari rischi naturali, rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio frane,
dando anche delle indicazioni al paragrafo 7 per quanto riguarda l'implementazione di sistemi di sorveglianza e monitoraggio alle infrastrutture. Quindi lo scenario che ci si prospetta da qui appunto ai prossimi anni è quello di un maggior riordino e quindi di una maggiore armonizzazione di quelle che sono le pratiche di gestione che attualmente sono in essere nei vari soggetti deputati alla gestione delle infrastrutture. Per quanto riguarda la gestione delle infrastrutture, si fa riferimento a quelli che di prassi vengono definiti bridge management system, quindi sistemi di gestione della manutenzione dei ponti. Questi sistemi di gestione sono sostanzialmente composti da una serie di moduli che permettono quindi di inventariare, archiviare i dati e le informazioni e interfacciare questi dati archiviati con una serie di modelli che permettono di svolgere le successive elaborazioni utili in campo gestionale, ossia una stima di quelli che sono i costi di manutenzione, un modello per la previsione dei futuri stati di deterioramento alla luce appunto dello stato di deterioramento rilevato in un dato istante temporale e successivamente passibile di peggioramento, appunto, sulla base di peggioramento che viene stimato sulla base di modelli calibrati da dati empirici ricavati su quelli che sono i trend di deterioramento di diverse tipologie strutturali, ed infine dei modelli di ottimizzazione dell'allocazione delle risorse economiche. In questo ambito il nostro dipartimento, in particolare il nostro gruppo di ricerca, è coinvolto da numerosi anni in molteplici collaborazioni e con enti pubblici e con concessionari privati proprio per la tematica specifica dello sviluppo di piattaforme di gestione. Non per ultimo, appunto, da citare la recente collaborazione che è stata posta in essere con il soggetto gestore Veneto Strade, che è appunto in gestione, come sappiamo, la rete infrastrutturale viaria, buona parte della rete infrastrutturale viaria appunto della Regione Veneto. Passo ora in disamina brevemente i quattro principali componenti appunto di un sistema di Bridge Management System. Abbiamo la piattaforma di archiviazione dati che ha la funzione appunto di raccogliere tutte le informazioni utili per una corretta gestione dei ponti, informazioni che hanno natura appunto relativa a dati censuari, quindi dati che servono a inquadrare e contestualizzare l'opera specifica, e dati che invece sono relativi a quelli che sono i cosiddetti esiti delle ispezioni visive o strumentali condotte su ciascun manufatto. Qui alcuni esempi di quelle che sono appunto piattaforme che abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando per quanto riguarda la parte di censimento, quindi la parte di archiviazione dei dati censuari, e in quest'altra diapositiva troviamo un esempio di archiviazione di quelli che sono gli esiti delle ispezioni, dove in questo caso si fa riferimento agli esiti di un'ispezione visiva nella quale si vanno ad attribuire dei giudizi di stato di condizione alle varie componenti che costituiscono il manufatto oggetto di investigazione. E nell'ambito di questa piattaforma di archiviazione è possibile poi quindi recuperare anche la relativa documentazione fotografica e file di sintesi che danno sostanzialmente un riepilogo di quelli che sono stati gli esiti ispettivi con vari livelli di dettaglio, dall'indice sintetico rappresentativo dello stato di manutenzione globale della struttura a un maggior dettagliamento di quelli che sono stati appunto i giudizi attribuiti alle varie componenti del ponte oggetto di analisi. Per quanto riguarda invece il modello di stima dei costi, quello che viene fatto correntemente nella prassi di sviluppo di sistemi di gestione è quello di sviluppare le cosiddette matrici di deterioramento o costo di ripristino, che consistono sostanzialmente nella definizione di protocolli di intervento manutentivo da associare ai diversi stati di condizione che possono essere potenzialmente rilevabili durante un'ispezione visiva per un appunto manufatto. E sulla base di questa definizione di protocolli di intervento è possibile quindi eseguire questa associazione
e andare quindi a avere una stima preliminare di quelli che sono i costi di manutenzione qualora appunto l'intervento venga eseguito sulla struttura nello stato di deterioramento in cui essa è stata rilevata. Chiaramente, nell'ambito della definizione dei protocolli di intervento manutentivo possono esserci più soluzioni alternative. Il terzo modello che compone un sistema di gestione è il modello di previsione del deterioramento, che sostanzialmente lo possiamo immaginare come una serie di funzioni e leggi matematiche ricavate sulla base di dati empirici. Che effettuano quella che è tecnicamente una previsione su base statistica del trend di deterioramento. Quindi, se facciamo per esempio riferimento a una metrica del tipo sollecitazione e resistenza, abbiamo una sorta di indice di sicurezza che nel corso del tempo, a motivo dell'ammaloramento e deterioramento della struttura, va degradando fino a raggiungere appunto un limite tollerabile di indice di sicurezza, oltre al quale è necessario andare a implementare un protocollo di intervento manutentivo. È quindi chiaro che il modello di previsione del deterioramento è una componente molto importante nell'ambito di un sistema di gestione della manutenzione, poiché permette di avere una indicazione, seppur su base statistica, di quali possono essere i margini temporali a disposizione dell'ente gestore nel ritardare quello che è la possibile implementazione di un protocollo di retrofitting, quindi di riabilitazione strutturale. Il quarto ed ultimo modello, il quarto ed ultimo modello è invece il modello di allocazione ottimale della risorsa economica. Quindi, unendo quelli che sono le risultanze di quelli che sono i modelli di stima dei costi e di previsione del deterioramento, è possibile quindi, sulla base di differenti combinazioni di questi provenienti da questi modelli, impostare un sistema di decisione ottimale che sostanzialmente va a proporre sul piatto dell'ente gestore differenti possibili alternative in termini di istante temporale in cui eseguo l'intervento di riabilitazione strutturale e relativo costo. Sostanzialmente risponde, se così possiamo dire, a domande di questo tipo: se effetto degli interventi parziali, che beneficio ne traggo? Se il costo del ponte di un certo ponte attualmente per essere risanato è pari a 1 milione di euro. Quanto questo costo varierà se rimando l'intervento, per esempio, al 2024? Quindi un modello decisionale dà risposta a questi quesiti. Concludendo, quello che conveniamo sulla base delle esperienze che abbiamo maturato anche in questo campo, stando appunto più sull'ambito strutturale e tenendo conto di quelli che sono gli obiettivi di questo convegno di diffusione di quella che è la prassi BIM e la tecnologia e gli sviluppi BIM nell'ambito della gestione delle infrastrutture, alcune idee che possono essere spunto per la discussione anche successiva sono le idee che sono state riportate, i punti riportati in questa diapositiva. Quindi lo sviluppo di protocolli in grado di poter immagazzinare nel modello BIM di un manufatto gli esiti delle visite ispettive ed effettuare una restituzione grafica 3D. L'interfacciamento con software FEM in maniera tale da poter svolgere analisi strutturali in grado di incorporare la distribuzione spaziale di quelli che sono gli ammaloramenti e le relative intensità, in maniera tale da poter effettuare analisi strutturali per ricavare i margini di sicurezza effettivi delle strutture nel loro effettivo stato di deterioramento. Lo sviluppo di protocolli interfacciabili col modello BIM, contenenti differenti soluzioni di protocolli di intervento di risanamento da associare ai diversi stati di ammaloramento, e infine l'interfacciamento con sistemi di monitoraggio permanente per l'elaborazione dei segnali provenienti dalla sensoristica installata ai fini appunto di una maggiore e maggiormente aggiornata conoscenza di quelle che sono le evoluzioni dello stato manutentivo della struttura in tempo reale. Ti
Grazie per l'attenzione. Grazie Mariano della presentazione precisissima. Questo è quello su cui stiamo lavorando come dipartimento ed è veramente molto molto promettente come lavoro, quindi ringrazio delle specifiche su questi tipi di valutazione da Mariano.